In compagnia di Valeria Frittelloni di Ispra, perché nei giorni scorsi Ispra ha pubblicato sul proprio portale la 22ª edizione del rapporto Rifiuti Speciali, un'edizione che fa chiaramente riferimento ai dati relativi all'anno 2021. Qual è la fotografia che scatta questo importante studio? Beh, intanto ci racconta di un riallineamento della nostra economia ai tempi pre-pandemia. Con il PIL torna a crescere nuovamente la produzione dei rifiuti, però dobbiamo dire che addirittura la produzione dei rifiuti cresce in percentuale molto di più del PIL. Abbiamo infatti rilevato tra il 2020 e il 2021 un incremento del 12,2% dei rifiuti prodotti, raggiungendo i 165 milioni di tonnellate di rifiuti. È importante rilevare che incrementano negli ultimi anni soprattutto i rifiuti che codificati con il cosiddetto codice 19, che sono i rifiuti che vengono dalle attività di risanamento ambientale, dal trattamento dei rifiuti. Questo è un dato in incremento che leggiamo come un dato positivo, perché vuol dire che diciamo, le nostre industrie si stanno adeguando e hanno sempre una maggiore attenzione ai presidi ambientali. Da questo rapporto, diciamo, si evince anche il miglioramento delle performance di alcune filiere, mentre rimangono ferme altre filiere per quel che concerne la raccolta e poi anche il riciclo, insomma, dei rifiuti raccolti. Ecco, un caso ed un caso. Beh, intanto a livello generale l'Italia rimane un grande paese riciclatore. Più del 72% dei rifiuti complessivamente vengono avviati a impianti di recupero, quindi diciamo è una performance molto, molto elevata anche rispetto agli altri paesi europei. In linea generale ci sono dei settori, in particolare anche quello delle costruzioni, che raggiunge gli obiettivi e li supera anche di gran lunga, perché nel settore delle costruzioni abbiamo al 2020 un obiettivo del 70% e oggi siamo ben oltre, abbiamo superato l'80%. Sono ancora indietro, devo dire, stabili, diciamo, rispetto agli altri anni, il settore dei veicoli fuori uso. Siamo ormai da diversi anni, rileviamo un dato che praticamente è sempre lo stesso, leggermente al di sopra dell'84%. Voi dovete immaginare che però l'obiettivo da raggiungere era l'85%. Sul riciclaggio e il 95% in termini di recupero totale. Bene, noi diciamo siamo all'84% con il solo riciclaggio, perché il recupero energetico praticamente nel nostro paese non viene fatto, non viene avviato neanche una minima parte a impianti che fanno appunto il recupero di energia. Poi abbiamo il dato dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, che è ancora un flusso che viene avviato per la maggior parte a smaltimento. Non abbiamo trovato ancora nel nostro paese una modalità di valorizzazione di questo flusso di rifiuti che per tanti versi rappresenta ancora, insomma, un po' un problema. E quindi c'è poi un altro dato che ci piace sempre sottolineare quando si parla di questo rapporto, che è quello relativo alle esportazioni. Cosa ci dice quest'anno il rapporto rifiuti speciali? Ma l'Italia si conferma un importatore netto di rifiuti, in realtà noi esportiamo molto meno di quanto importiamo, quasi il doppio importiamo, circa 7 milioni contro i 3,4. In realtà esportiamo soprattutto rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti e soprattutto tipologie di rifiuti per le quali facciamo fatica a trovare una collocazione anche a smaltimento nel nostro paese. Invece importiamo grosse quantità di rifiuti, soprattutto che vengono avviati ad impianti di recupero. Quindi, in particolar modo, i rifiuti diciamo, di ferro ed acciaio che vengono avviati ai nostri impianti produttivi, quindi fondamentalmente le acciaierie. Quindi diciamo, come dico sempre, il dato dell'import-export non deve essere letto in maniera negativa. I rifiuti entrano nel mercato così come tutte le altre tipologie di materiale. D'altronde questo è il principio base dell'economia circolare per la valorizzazione dei rifiuti che devono diventare una risorsa e quindi questo scambio commerciale dei rifiuti diciamo, è assolutamente fisiologico oltre che positivo. Il problema è quando questo
questo avviene perché noi abbiamo delle carenze sul nostro territorio. Però si dimostra che, diciamo, essendo un paese con una forte vocazione al riciclaggio, addirittura importiamo rifiuti come materie prime nei nostri impianti industriali, insomma. L'ultimissima domanda, allo stato di salute dal punto di vista impiantistico dell'Italia, si rivela, diciamo, in miglioramento? Ah, quest'anno abbiamo censito quasi 11.000 impianti distribuiti sul territorio nazionale e diciamo quasi oltre 4.000 sono impianti che effettuano attività di recupero. C'è da dire che la gran parte di questi impianti sono situati al nord, 5.928 su 11.000, quindi più della, insomma, la metà più o meno. E il tema è che chiaramente parliamo di rifiuti speciali, quindi rifiuti che sono prodotti dal sistema industriale, quindi chiaramente c'è una distribuzione tutta sbilanciata verso il nord del paese, che sappiamo essere anche l'area in cui abbiamo una maggiore concentrazione di industrie, quindi dove questi rifiuti vengono prodotti e quindi dove devono essere gestiti. C'è da dire che la sola Lombardia, diciamo, conta più di 2.000, quasi 3.000 impianti sul suo territorio, quindi diciamo sono numeri che riflettono un po' quella che è la situazione dell'industrializzazione delle aree del nostro paese. E vedremo cosa cambierà nei prossimi anni. Ricordiamo che insomma sono in cantiere, cominciano ad aprire i primi cantieri per le opere finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allora ringraziamo l'ingegner Frittelloni, ricordiamo che il rapporto è disponibile sul portale di Ispra e ricordiamo anche a chi è in ascolto che venerdì 28 luglio proveremo ad approfondire, a commentare i dati di questo rapporto dopo che li avremo assimilati tutti insieme ad alcuni stakeholder protagonisti, insomma, di questa importantissima analisi, raccolta di dati che ha realizzato Ispra in collaborazione con le agenzie nazionali distribuite su tutto il territorio. Grazie ancora, ingegnere, e Buongiorno. buon lavoro.